Tutto il mondo cerca una madre. Perché non cerca un padre? Perché dei padri c'è da fidarsi di meno. What's going on? What's going on? We're going to Rome, to Babylon. Se noi dobbiamo pregare un Dio, scongiurarlo, pregarlo, vuol dire che di questo Dio non ci fidiamo, altrimenti gli diremo, oh, sto qui, ricordati di me. Invece preghiamo, non useremo mai quel tono, dobbiamo essere sudditi e supplicanti, avere il timore di Dio. Il timore si ha per una persona cattiva, non si ha per una persona buona. Ho visto tante, vabbè tante, due macchine della morte là, che portano il morto. Non voglio di niente, Diamogli un po' di soldi ai rettili adesso, va. E quindi noi cerchiamo la protezione da un Dio che invece di proteggerci ci punisce. Anzi, noi cerchiamo la protezione di un Dio che possa, attraverso le nostre preghiere, cambiare atteggiamento e proteggerci, anziché punirci come fa di solito. Il che è un Dio cattivo. Per 50 km, 7,30 € costa. Paga papino sempre, Voi genitori non vorreste che i vostri figli venissero da voi, si mettessero in ginocchio e vi dicessero per carità, salvaci. Ci sentiremo dei mostri, però lo facciamo a Dio. lasciamo il record e le sue 33 uscite. E poi ci raccontiamo che è enormemente buono, perché se gli diciamo che è cattivo, quello si vendica. E siccome cattivello è, ci stronca. Che la natura non è morta e cadaverica come noi l'abbiamo immaginata e come ce l'ha fatta e ce l'hanno fatta immaginare le religioni, cioè una materia inerte creata da qualcuno che sta in alto, in cielo, dove non possiamo vederlo, che poi che ci farà in cielo, voglio dire. Io non vorrei mai vivere in cielo, io vorrei stare in terra. Solo Dio ha intelligenza e gli uomini, perché siete i figli prediletti. E se non eravamo i prediletti, che ci faceva? Cioè, moriamo di malattie, di guerre, di vari Covid e batteri e virus, eccetera, eccetera. Questo perché Dio ci ama? Vediamo un po' cosa, il bottino di oggi, una semplice seghetta così. Vediamo il bottino, non sarà proprio legna secchissima e tutto, però insomma. Per poter creare un fantoccio divino che ci detta leggi, che ci punisce o che ci premia. La natura non ci punisce non ci pre e non ci. Con questo qua ci fai un giorno senza problemi, proprio a bruciare di brutto. Questo è un albero morto là. E se si trovano morti così, che sono ancora in piedi, ancora meglio. Che sono ancora buoni, non un po' più secchi. Dovete pregare tutti là a questo Dio maschio e padre. Il patriarcato. E che non è una bella cosa, eh?